direttamente questa attività di popoli del G9, uno dei più grandi geni dell'umanità è sempre contemporaneo. Andiamo al di là anche del classico, diciamo, non è più un classico, anche perché non lo è stato in fondo, no? Lui si è ribellato a qualsiasi chiusura, diciamo, stilistica del suo percorso creativo, artistico, che arriva fino alle soglie quasi della fine del Seicento, muore nel 1564, una carriera lunghissima, non c'è nessun altro artista nella storia occidentale, nella storia dell'arte, che ha avuto che rapporti così stretti, continui e familiari addirittura con i potenti della terra. Abbiamo infatti voluto intitolare la mostra Michelangelo e il potere con la maiuscola, perché diciamo che lui ha tenuto testa a tutti i suoi grandi committenti, fossero papi, re, grandi principi, gran signori, letterati, filosofi. Quindi un artista unico nella storia del genere umano, che forse non appari, perché neppure Leonardo aveva questa familiarità, questo rapporto tu per tu, faccia a faccia con i grandi. Iniziò piccolissimo, era un bambino quando Lorenzo il Magnifico lo tenne a casa in Palazzo Medici e lo trattava come un figlio. Paolo III, per esempio, al Papa manda un fiasco di vino e un po' di formaggio. Pensate che il rapporto, no, così quotidiano con l'uomo più potente in quel momento, potere spirituale e temporale all'epoca. Come funziona? Tutta la carriera di Michelangelo e tutti i suoi rapporti. Cosimo I, il duca, tentò in tutti i modi di riportarlo vivo a Firenze, ma così non fu, perché Michelangelo non tollerava il dispotismo, in fondo dentro il suo cuore, diciamo, rifiutava un potere monocratico, cioè il potere assoluto, l'uomo solo al comando, quanto mai contemporaneo oggi, in un tempo in cui diciamo i dispotismi, diciamo, le dittature, le tirannie stanno crescendo troppo nel nostro mondo, stanno prendendo sopravvento contro, diciamo, le strutture più democratiche, come fu allora, nel 30, scusate, crolla la Repubblica Popolare Fiorentina e nel 34 Michelangelo abbandona quella che era la sua patria, che Firenze era una nazione, quindi era la sua patria. Sì, allora questa è una bellissima mostra, sono felice di inaugurarla insieme all'assessore Bettarini. Vorrei ringraziare di cuore Sergio Risaliti, Musel, Cristina Cidini e tutti quelli che hanno reso possibile questa mostra. Palazzo Vecchio si riconferma per l'ennesima volta anche luogo di mostre dove mandare messaggi importanti, tra l'altro una mostra che fa riflettere sul rapporto tra Michelangelo e il potere nel Palazzo dei Medici, il rapporto di Michelangelo col potere, un rapporto che cambia nelle varie fasi e nei vari momenti, per cui anche oltre a una mostra di altissimo livello artistico, anche con spunti di riflessione importanti.